Seconda parte di questa puntata di stasera, come vi avevo detto prima della fascia pubblicitaria, parleremo adesso di vaccini anti-Covid, ma anche di vaccini anti-Covid nei bambini, ma anche di questa impennata di contagi, di ricoveri, che cosa possiamo fare, che consigli possiamo dare ai genitori. Parleremo anche degli strascichi dei bambini che si sono ammalati e che sono guariti, parleremo del cosiddetto long Covid e anche di questo boom di bronchioliti che è vero, ci sono sempre state, però magari, e poi ce lo dirà il nostro ospite, c'è una, diciamo così, recrudescenza di casi in questo periodo. Faremo tutto questo grazie alla competenza del nostro graditissimo ospite. Sono davvero contento di ospitarlo nello studio di Medicina Facile. Buonasera e benvenuto al professor Maurizio Aricò. Buonasera, professore. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie per aver accettato il nostro invito, il professor Aricò, direttore Unità Operativa Complessa di Pediatria dell'Ospedale di Pescara. Intanto complimenti per il papillon, per l'eleganza del suo papillon. È una new entry nello studio di Medicina Facile, quindi vorrei presentarla un po' meglio ai nostri telespettatori. Se non sbaglio, lei è nativo di Pavia, Sì. giusto? Si è laureato in medicina a Palermo. Assolutamente. Poi però si è specializzato sia in pediatria che in ematologia clinica a Pavia. Assolutamente. Che è successo? Ma sono cresciuto in una famiglia in cui il papà bancario ha fatto lo zingaro in giro per l'Italia, come i bravi funzionari di banca allora facevano, e quindi ci ha fatto crescere in tante città diverse. E questo ovviamente ha dato un imprinting probabilmente alla facilità ad accogliere il concetto di mobilità possibile. Però credo che lei poi abbia un po' seguito suo papà, nel senso che lei è un po' un globetrotter della pediatria, perché ha lavorato un po' dappertutto in giro per l'Italia, anche al Meyer di Firenze, se non sbaglio. Assolutamente, come dicevo, probabilmente la formazione che papà ci ha dato nell'accettare e prendere come scontata la possibilità di cambiare contesti e cambiare. Poi mi ha portato a una facilità ad accettare sfide nuove nell'ambito del lavoro, lavorando a Pavia, Palermo, Firenze, Bari, Ragusa, Palermo di Non si è nuovo. fatto mancare niente. È conosciuto come oncoematologo di fama mondiale per i suoi studi, per le sue ricerche, professore. Perché so che lei è un Sì, florido sono produttore di cresciuto articoli di professionalmente alla scuola studi. pediatrica Pavese, che negli anni Ottanta era certamente agli apici, possiamo dire, europei della pediatria. Il maestro era Roberto Burgio, che è stato maestro di una nidiata numerosa di pediatri che oggi sono responsabili di diverse pediatrie in giro per l'Italia, e ci ha insegnato che per fare della buona clinica bisogna fare ricerca, perché è la ricerca che ci insegna a fare una clinica sempre migliore. Certo. E quindi siamo cresciuti come ricercatori clinici con la propensione a guardare quello che facciamo, misurarlo, tenerne traccia e quindi poi utilizzare i numeri, che sono poi sempre quelli che, letti bene, dicono la verità, se si riesce a farli parlare nella misura giusta, e quindi giustificano quello che facciamo. Quindi giustificato il fatto che lei è un oncoematologo di fama mondiale, focus soprattutto sulla leucemia linfoblastica acuta infantile, professore. Sì, è il tumore infantile più frequente. Diciamo che, per dare un'idea, ogni anno in Italia c'è un caso di leucemia linfoblastica acuta in un bambino ogni giorno. Ci sono circa 350 casi all'anno. E quindi per un oncologo pediatra, è, diciamo, un po' il campo di battaglia È principale. anche una sfida, è anche una Una sfida, grande sfida, grande una sfida. grande sfida. Devo dire che la nostra generazione ha visto passare da una probabilità di sopravvivenza del 30-35% a uno strepitoso 90% di oggi, che è frutto solo ed esclusivamente della ricerca. Sono molto contento di questi risultati e soprattutto di poterlo dire ai nostri telespettatori. Arriviamo al dunque. Com'è arrivata a Pescara, professore? Ma arrivo a Pescara per una serie di combinazioni quasi fortuite, perché
dopo il percorso clinico di cui abbiamo parlato, l'ho interrotto per 5 anni facendo il gestore di sanità pubblica, facendo il direttore generale di aziende sanitarie in Sicilia. Alla fine di questo percorso sono rientrato per 1 anno al MEIR, poi per 2 anni sono tornato a fare il gestore al Policlinico di Bari come responsabile della pianificazione e controllo strategico del Policlinico di Bari. E poi la tentazione di rimettersi il camice e tornare a curare i bambini. Non è un uomo da dietro la scrivania, mi sembra di capire. Sì, quindi con piacere ho accolto la proposta della direzione dell'ASL di Pescara e quindi ho accettato al 1° novembre di venire a Pescara. Quindi fresco, diciamo così, un mese e mezzo, si trova bene, ha difficoltà con il personale, non difficoltà da un punto di vista caratteriale, siccome lo dicevo prima anche al dottor Paloscia che l'ha preceduta su quella poltrona, l'ASL di Pescara sta cercando medici e infermieri per sopperire alla carenza, no? Di personale che si è contagiato, qualche Novax che è stato sospeso, sul reparto la situazione è tranquilla. È una situazione in cui il personale sta lavorando molto bene per sopperire purtroppo le carenze che si vanno creando in itinere, ma devo dire abbiamo al nostro fianco una direzione d'azienda e mi piace ricordare il direttore generale, dottor Ciamponi, che ho trovato molto sensibile alle proposte di organizzazione, ai progetti che gli ho portato e che ci sta veramente aiutando molto per questo piano di sviluppo della pediatria. Veniamo agli argomenti che trattiamo in questa puntata. Intanto notizia di oggi, il 76% dei bambini ricoverati in area medica e in terapia intensiva non è vaccinato contro il coronavirus. È un dato fornito dall'Associazione degli Ospedali Pediatrici Italiani, un report su dati di 15 ospedali sentinella sparsi in tutta Italia. È un dato che spaventa, professore. Sì, è un dato che ovviamente è figlio della scelta organizzativa di iniziare a vaccinare i bambini solo in una seconda fase. Io mi permetto di dire sono piuttosto accigliato con gli adulti che non si vaccinano, perché oramai l'evidenza in favore del vaccino è veramente schiacciante. Avere nelle terapie intensive, nella maggior parte delle terapie intensive, il 90% di persone non vaccinate dice semplicemente che non vaccinarsi è cercare una strada per una terapia intensiva. Certo. E vaccinarsi è comprare un biglietto che protegge dalla terapia intensiva. Infatti a quello che sta dicendo aggiungo proprio questo dato, il 69% dei ricoveri in area intensiva dei piccoli fino a 4 anni riguarda bambini che hanno genitori non vaccinati. Sempre quel report dell'Associazione degli Ospedali Pediatrici in Italia. E quello che lei dice, diciamo, dovrebbe far riflettere qualche genitore, perché è vero che esiste una libertà individuale, ma ricordiamoci che la libertà finisce quando va a intaccare la libertà di qualcun altro. E un adulto indipendente e autonomo può essere libero di fare le scelte che ritiene opportune, anche se c'è poi un senso di dovere nei confronti della comunità in cui si vive. Ma soprattutto ricordiamoci che da adulti e da genitori abbiamo dei doveri nei confronti dei nostri figli e non vaccinarsi da genitore vuol dire regalare un rischio ai propri figli. È questo. Le chiedo, prima di parlare dei vaccini, le volevo chiedere un suo commento e una sua considerazione al fatto che c'è questa escalation di contagi anche tra i bambini e tra i ragazzi, perché non si riesce a frenare questa invadenza delle varianti Delta e Omicron. Secondo lei è giusto, anche ostinatamente, insistere sulle scuole in presenza, sull'aver riaperto le scuole e sul tentare di tenere a tutti i costi i bambini, i ragazzi in presenza sui banchi di scuola? Allora, il tema è ovviamente molto complesso e sfaccettato. Io mi permetto di riportare il focus per un momento dal lato del virus. Guardando questa storia dalla parte del virus, qual è l'interesse del virus? L'interesse del virus è sopravvivere.
Se il virus uccide il suo ospite, muore con lui. Allora, l'istinto di conservazione del virus è quello di riuscire a diventare in grado di essere compagno di strada non letale dell'organismo che lo ospita. Questa è la storia di tutte le grandi pandemie, in cui il virus muta, ma in generale muta perdendo letalità e aumentando capacità di contagio, perché ha bisogno di trovare case nuove che però non muoiono. Questa penso sia un po' la storia anche di SARS-CoV-2, che è partito con una letalità terrificante che ci ha agghiacciato. Oggi vediamo e seguiamo l'evolvere di questo virus che in questo momento ha imparato a diffondersi molto bene. Abbiamo anche qualche elemento che ce lo spiega, l'affinità con i recettori. Ma sta imparando, tra virgolette, a infettare senza uccidere. Perché questa sarà la maniera che gli permetterà di sopravvivere. Questa è la variante Omicron, soprattutto la variante Omicron. Che sta... Quindi il virus sta facendo il suo interesse. Il suo interesse. Allora noi dobbiamo fare il nostro. Il nostro interesse, permettetemi di dire essenzialmente, è quello di tenere in vita le persone. Tenere in vita le persone per me vuol dire tenerle vive e tenerle fuori dalle terapie intensive. Io non ho difficoltà a convivere con un adulto che si fa un'influenza, ma sono molto in pensiero per un adulto che finisce in terapia intensiva, soprattutto se ha delle comorbidità, se è fragile, se è anziano. Allora, il nostro obiettivo deve essere quello di trovare qualcosa che prevenga la morte e il ricovero in terapia intensiva, che ovviamente lo espone a quel rischio. Allora, se noi riusciamo a fare qualcosa che riduce il rischio di ricovero in terapia intensiva e quindi di morire di infezione, abbiamo quasi vinto la scommessa. C'è una sola cosa oggi che ottiene questi risultati e si chiama vaccino. Quindi giusto riaprire le scuole, mi sembra la conclusione. Sì, allora, qui aggiungiamo un'altra faccetta a questo discorso complesso. Ci ricordiamo tutti dei momenti in cui ci siamo affacciati ai balconi, chi suonando un violino, chi cantando, chi giocando a tennis. Andrà tutto bene, no? Abbiamo fatto qualcosa di assolutamente straordinario, ma di irripetibile. Quel lockdown non può più tornare, non siamo più in condizione di sopportarlo, né dal punto di vista emotivo, né dal punto di vista economico. Sì. Allora dobbiamo trovare altri metodi. E aggiungo un altro elemento. Noi ci siamo chiusi in casa per molti mesi, abbiamo patito, ma lucidamente abbiamo capito che era una scelta che noi facevamo per un obiettivo che comprendevamo. Però abbiamo chiuso in casa bambini e soprattutto adolescenti. Ed è difficile fare sì che un adolescente raggiunga lo stesso grado di consapevolezza di un adulto che sa che sta combattendo per la sua sopravvivenza. E io devo dire, purtroppo, da pediatra, che oggi la gioventù paga dazio. Sì. E paga un dazio molto pesante. Allora non possiamo pensare di rinchiudere nuovamente bambini, ragazzi e adolescenti, perché non è più fattibile se non a un prezzo altissimo. E aggiungo un altro elemento. Se noi chiudiamo le scuole, questi ragazzi che non sono a scuola dove vanno? Non rischiamo di trovarli seduti a un bar, in 20 intorno a un tavolino a bere un caffè e a raccontarsi qualcosa, quindi vanificando il distanziamento? Allora, tutto sommato, io preferisco che sia una scuola dove cerchiamo di essere razionali, di avere dei comportamenti controllati, di usare le mascherine. Credo che sia nettamente il male minore. Certo. Teniamo aperto con le accortezze che ci aiutano a limitare i
potenzialità. Non c'è solo il long covid, ci sono anche i danni psicologici e psichiatrici che bambini, ragazzi, adolescenti hanno patito soprattutto nel lockdown del 2020. Chiudo il capitolo scuola brevemente. Si stanno facendo tanti screening degli studenti a scuola, no? Quindi vengono tamponati tantissimo per cercare di capire anche, cioè tanto di individuare i positivi per poi isolarli e metterli in quarantena. Secondo lei ha un senso fare questi screening ai ragazzi a scuola, soprattutto se dopo si considera che il tracciamento è un po' saltato, perché con milioni di casi possiamo dire... Lei ha fatto la domanda e si è dato la risposta. Io temo che oggi sia troppo tardi per fare un tracing reale che non è più alla nostra portata, e temo che tutto sommato oggi sia più ragionevole dedicarsi a chi non sta bene. Mi viene da dire occupiamoci dei malati. E dei sintomatici magari. Malati poco o malati tanto, ma piuttosto che inseguire i portatori asintomatici che scopriamo per caso, perché facciamo un tampone, sì, perché abbiamo deciso di farci tutti un tampone la sera prima della cena di Capodanno. E lì potremmo anche parlare poi dell'attendibilità dei tamponi. Parliamo dei vaccini, perché so che ci sono tanti genitori che vogliono sentire i suoi consigli e le sue considerazioni per quanto riguarda i vaccini anti-Covid e i bambini in età pediatrica, 5-11 anni. Intanto i vaccini ci sono, ce l'avete alla ASL? Assolutamente sì. Il governo ha garantito a questa nazione la fornitura attraverso dei comportamenti efficaci, qualche volta anche alzando la voce, ma ha portato in Italia le dosi di vaccino che servono. Se guardiamo indietro, da tanto tempo non sentiamo più parlare di penuria di vaccini. Quindi vuol dire che il vaccino è stato portato in Italia e reso disponibile. Io sono un po' démodé, ma amo ricordare che questa nazione, che può sempre far meglio, e che questo governo, che può sempre far meglio, continua a offrire alla popolazione italiana un sistema sanitario universale e gratuito. Ce lo dovremmo ricordare più spesso. E forse sì, e forse sì. Ricordiamoci, qui torna fuori l'oncologo pediatra, ricordiamoci che quando un bambino, come un adulto, si presenta al pronto soccorso, gli viene chiesta una tessera di plastica che si chiama codice fiscale. In uno dei paesi più agognati del mondo, che sono gli Stati Uniti d'America, quando un bambino arriva al pronto soccorso, gli viene chiesta una tesserina di plastica, ma è la carta di credito. Il vaccino è stato reso disponibile e gratuito a tutti. Ricordiamoci che ci sono ampie superfici di questo mondo dove il vaccino non è ancora arrivato. E magari lo stanno aspettando e lo invocano molto più di noi. Vediamo all'efficacia dei vaccini. Tanti genitori si chiedono, visto che la maggior parte dei bambini si ammala di Covid leggero, per quelli che si ammalano, vanno vaccinati lo stesso, quali garanzie abbiamo dagli studi che sono stati effettuati, professore? Allora, rispondo dicendo quello che ho fatto. Un anno fa io ho scritto un editoriale per una rivista scientifica in cui ho raccontato quello che stavamo facendo per i bambini con Covid. Dopodiché ho detto la vaccinazione va promossa con tutti gli strumenti che abbiamo. Prima di vaccinare i bambini vogliamo vedere i dati della sperimentazione. Oggi i dati della sperimentazione ci sono e sono straordinariamente convincenti. Quindi quell'interrogativo che io allora mi sono posto e ho condiviso con la comunità scientifica dicendo vediamo i dati, vediamo, e poi andiamo alla vaccinazione obbligatoria di tutti i bambini, oggi posso dire veramente con serenità, i dati scientifici sono straordinariamente convincenti. Questo vaccino è stato un miracolo della ricerca. Se noi pensiamo che abbiamo sconfitto polio, tetano,
difterite, anche il morbillo, con dei vaccini che abbiamo sviluppato in anni, anni, anni e anni di ricerca. Noi abbiamo portato il vaccino in clinica in meno di un anno. È veramente un risultato eccezionale, un risultato straordinario. Ci sono delle motivazioni, ci sono strategie, ci sono gli studi precedenti sui coronavirus, sulla SARS, che poi non andarono a buon fine. C'è stato uno sforzo straordinario e lucido dei governi che hanno comprato tutta la filiera in blocco, garantendo la vendita del vaccino che ancora non esisteva, il che ha sbloccato la corsa della produzione del vaccino. Certo. È una catena su cui si è lavorato molto bene e che ha dato dei risultati straordinari. Oggi la registrazione del vaccino è stata fatta con dei dati su qualche decina di migliaia di persone, ma nel giro di qualche mese noi siamo passati a vaccinare centinaia di milioni di persone, e di queste persone noi sappiamo moltissimo. Quindi le anomalie, le reazioni indesiderate, sappiamo tutto. Poi gliele chiedo. Senta, un altro aspetto straordinario di tutto quello che è successo in questi 2 anni circa, credo sia stato anche il confronto tra le varie comunità scientifiche che si sono aperte, no? Si sono consultate, si sono scambiati i dati, quando invece prima ognuno faceva un po' la corsa egoistica su quello che riusciva a tirar fuori dalle ricerche, dagli studi, dai trials. Questo penso anche che sia stato ragione. Un altro aspetto importante. È un'altra delle lezioni del Covid che tutti noi speriamo di non dimenticare, anzi speriamo di farne tesoro nei prossimi anni. C'è stata una circolazione delle informazioni praticamente in tempo reale. Le più grandi riviste hanno reso immediatamente aperto a tutti l'accesso ai lavori scientifici, che normalmente si pagano fior di dollari, fior di euro con gli abbonamenti. Queste riviste sono state rese immediatamente disponibili a tutti i ricercatori. I dati sono stati messi in comune immediatamente, e questo ha reso la circolazione di informazioni, certo, straordinariamente più rapida di quanto non accadesse in passato. E tutto questo è servito a tutti noi, perché ovviamente abbiamo velocizzato il tempo, certo, della ricerca. E io continuo a ripetere, tutto quello che impariamo dalla ricerca il giorno dopo va in clinica. Si parlava prima malattia lieve, malattia minima nei bambini, quella del Covid, soprattutto adesso con questa variante Omicron, però ci sono stati, non possiamo negarlo, anche dei casi di polmoniti severe, casi di bambini anche di pochi giorni, di pochi mesi, che sono stati ricoverati in terapia intensiva, professore. Allora, credo un paio oggi anche a Pescara, forse. Anche questo è un tema delicato. Noi in questo momento abbiamo bambini ricoverati in reparto per Covid. Molti di questi bambini vengono accolti in reparto, li teniamo un paio di giorni, facciamo, diciamo, un tagliando, e poi abbiamo il piacere di rimandarli a casa per la convalescenza di una malattia molto lieve. Abbiamo avuto 2 adolescenti con la polmonite, sì, che hanno avuto bisogno anche di ossigeno, hanno avuto bisogno di un'attenzione, di una cura assolutamente dedicata. Ho il piacere di dire che sono a casa tutti e due. Come li curate? Come li avete curati, professore? Allora, la cura del Covid in questo momento non ha il farmaco miracoloso, ma è una miscela di ossigeno quando la polmonite affatica i polmoni, di un farmaco antivirale che dà qualche vantaggio. Non siamo ancora arrivati ad avere dei farmaci potenti come li vorremmo, ma c'è una discreta evidenza del fatto che soprattutto in alcuni casi danno un vantaggio. Poi abbiamo usato gli anticorpi monoclonali, che sono degli anticorpi
tempi. Anche nei bambini? Assolutamente, si possono usare in condizioni molto particolari al di sopra dei 12 anni, nei bambini con fattori di rischio aggiuntivi. Nell'adulto i fattori di rischio aggiuntivi sono il diabete, l'ipertensione. Ne ho parlato prima. Nei bambini il fattore di rischio maggiore che abbiamo incontrato è l'obesità, perché questi bambini molto pesanti respirano male. E quindi abbiamo usato in qualche caso, molto meno che negli adulti, anche i monoclonali. Poi abbiamo usato degli antinfiammatori particolari, ma insomma sostanzialmente è una più o meno quello che si utilizza per gli adulti. Dubbi dei genitori. Quali bambini non possono vaccinarsi? Coloro che hanno allergie, soffrono di asma o di altre malattie respiratorie, visto che questo virus punta soprattutto il nostro apparato respiratorio. Bambini celiaci, le ho fatto due o tre categorie di bambini che potrebbero essere a rischio. Il suo pensiero e soprattutto allora, le sue indicazioni? Io credo che la stella polare sia molto chiara. C'è una controindicazione evidente a vaccinare adulti e bambini che abbiano una allergia ai componenti specifici del vaccino. Questo vale per tutti i vaccini. Nei vaccini sono dichiarate tutte le componenti, ci sono vaccini che sono stati sviluppati sull'uovo, vaccini che sono stati sviluppati sull'inecio. È possibile identificare esattamente le componenti del vaccino che sono ben specificate e chi ha un'allergia a uno di questi componenti chiaramente non può usare quel vaccino perché andrebbe incontro a una reazione di intolleranza. Sono pochissime le persone, sono veramente pochissime. Ci sono e sono ben identificabili. Andiamo al contrario. Vaccinerei una persona che ha l'asma? Allora io le chiedo, se una persona ha i polmoni deboli, perché ha l'asma... La domanda è rivolta a me che soffro di asma, quindi le posso rispondere. Io vorrei proteggerlo dal Covid? Assolutamente sì. Perfetto. Allora, chi corre più rischi con una polmonite da Covid è proprio la persona che io voglio proteggere. Tutti coloro che hanno delle malattie respiratorie o che possono avere delle crisi respiratorie sono esattamente le persone che io vorrei proteggere per prime. Bambini fragili, severamente immunocompromessi. Come ci comportiamo? Non c'è una controindicazione a usare il vaccino in un bambino immunocompromesso, questo vaccino, per un motivo semplice. Questo messaggio viene dall'epoca in cui noi vaccinavamo con un virus vivo ma a cui avevamo tagliato le unghie. E allora si diceva, in un bambino che si difende poco, forse anche il virus con le unghie più corte può fare male. Ma dobbiamo ricordarci che questo è un vaccino in cui non c'è niente di vivo, c'è semplicemente un messaggio che induce la cellula a produrre una proteina che è poi quella contro cui si scatenano gli anticorpi. Dentro non c'è niente di vivo. L'abbiamo imparato in questi due anni. Due dosi, no, per questi ragazzi a distanza? Assolutamente di 21 sì, giorni. Dosi più limitate, dopo tre settimane la seconda dose. Soprattutto il Pfizer viene dato. Oggi diciamo quello che certamente ha la maggiore diffusione e l'uso più comune è il vaccino RNA, in particolare il Pfizer. Per i bambini fragili severamente immunocompromessi, avevo letto da qualche parte, è prevista forse una terza dose? Bravissimo. Noi stiamo utilizzando le dosi boost. Cos'è il boost? È un potenziamento della risposta, perché abbiamo visto che la risposta che è esplosiva dopo la ripetizione della prima dose e dà una splendida protezione, poi nel tempo tende lentamente a declinare. Questo io lo leggerei come un messaggio di sicurezza, perché se declina vuol dire che noi non abbiamo fatto niente di perenne lì dentro, abbiamo indotto temporaneamente una risposta protettiva che poi pian piano va scemando. Allora non abbiamo paura di quello che resta dentro, cominciamo a pensare che il coronavirus è uno dei virus respiratori e noi veniamo dall'abitudine di fare ogni anno a novembre il vaccino antinfluenzale. Io spero
che presto si arrivi a una cosa del genere. Le domanderò anche quello. In ogni caso sarebbe sempre una terza dose, booster come viene chiamata, dello stesso tipo, no? Assolutamente. Non c'è, del tutto proporzionale a quello che abbiamo largamente sperimentato negli adulti. Tantissimi hanno fatto quelli a vettore virale e poi hanno fatto la terza dose con l'RNA. Abbiamo visto che l'incrocio di modalità diverse non ha provocato alcun danno o alcuna limitazione, quindi possiamo tranquillamente cambiare il tipo di vaccino in chi ha iniziato in un altro modo. I bambini stanno partendo tutti con RNA perché sono partiti successivamente, quindi questo è un tema che probabilmente non si porrà. Abbiamo la facoltà e la possibilità di proporre un booster per potenziare la risposta. Conosciamo gli effetti collaterali nei bambini del vaccino anti-Covid, dottore? Allora, professor, ad oggi il tempo che è passato dall'inizio del vaccino, lo conosciamo, non è di anni, ma certamente sono stati vaccinati simultaneamente in tutto il mondo milioni e milioni di bambini. Noi non abbiamo mai avuto un vaccino che entro un anno avesse dati su milioni di bambini vaccinati. Non l'abbiamo mai avuto. Quindi, paradossalmente, è vero che i primi elementi di studio sono nati dalla vaccinazione di 5.000 bambini, ma partendo da quello si è fatto poi uno studio di ampliamento. Oggi ragioniamo di milioni di bambini. Altri dubbi dei genitori, e questo è un dubbio che alimenta la forza anche dei Novax, no? Riusciamo a ipotizzare quali potrebbero essere le conseguenze dei vaccini anti-Covid nei bambini a lunga scadenza, a lungo termine? Allora, la scienza deve sempre avere l'umiltà di dire: conosco quello che ho misurato e cerco di ragionare per capire quale può essere l'evoluzione di un fenomeno che non conosco. Quindi bisogna sempre essere umili e modesti. Però è anche vero che il discorso che facevamo prima, il declino della risposta immune, è un argomento straordinariamente chiaro in favore di chi dice: se sta declinando è perché quella risposta che abbiamo indotto piano piano viene eliminata dal corpo, che è esattamente quello che avevamo ipotizzato succedesse. Non abbiamo fino ad oggi evidenza di alcun fenomeno che venga modificato in maniera perenne dal vaccino. Però sono passati meno di 2 anni. Però ne abbiamo vaccinati un botto di bambini, veramente tanti. Quindi, ripeto, con l'umiltà del ricercatore che dice: certo, io seguirò questi fenomeni per molti anni ed è giusto che sia così, in questo momento non ci sono segnali di allarme che facciano pensare che stiamo facendo qualcosa. Attenzione, ci sono altre situazioni in cui noi siamo stati molto preoccupati. Cioè, ci sono situazioni in cui noi abbiamo fatto terapie geniche inserendo vettori virali studiati per essere lì dentro per tutta la vita. Quella è la situazione in cui bisogna essere estremamente cauti e preoccupati. Si potrebbe non dormire la notte, forse. Senta, in questa fascia d'età ci sono anche tanti altri vaccini obbligatori, alcuni obbligatori in Italia. Come si riesce a combinare queste vaccinazioni con l'anti-Covid? E le chiedo in aggiunta, c'è anche l'antinfluenzale, no? Quello di stagione. Allora, è consigliabile veramente fare questo mix di vaccini anche in tempi piuttosto ravvicinati, professore? Rispondo da pediatra, semplicemente guardando indietro all'era pre-Covid, in cui il calendario vaccinale di tutti i nostri bambini è ricco di oltre 10 vaccini che in larga misura vengono somministrati simultaneamente, perché sappiamo che agiscono su tasti diversi della tastiera del sistema immunitario e non confliggono tra di loro. Al contrario, faccio una riflessione. Tanti anni fa noi somministravamo un vaccino
E per potenziarne l'effetto ci mettevamo l'allume o ci mettevamo degli stimolatori che aumentassero la risposta immunitaria. Io penso che la vaccinazione simultanea di fatto faccia in maniera molto più efficiente quello che una volta facevamo cercando di aumentare il rumore di fondo, di aumentare il processo di risposta infiammatoria. Probabilmente la somministrazione simultanea dei vaccini li rinforza, certo, in maniera reciproca. Quindi è assolutamente sperimentato che l'uso simultaneo dei vaccini non ha nessun effetto collaterale. Saliamo nella fascia d'età dai 12 anni in su, professore. Magari si era partiti benissimo l'anno scorso per la voglia di libertà, di vacanze. Era l'estate, mi sembra, quando era stata introdotta la vaccinazione dai 12 anni in su. Poi c'è stato un po' un calo in questa fascia d'età. Adesso c'è anche un po' di scetticismo sulla terza dose per i 12enni, 18enni, diciamo così. Il suo pensiero qual è? Ci siamo distratti. Siamo stati troppo bene in quei mesi. Ci siamo distratti e ci siamo illusi che fosse finita. Ricordiamoci cosa è successo d'estate, quando abbiamo realmente pensato che il Covid fosse finito, quando abbiamo riaperto le discoteche, quando abbiamo riaperto tutti i tipi di assembramento sociale di cui siamo stati capaci. E poi improvvisamente a settembre, in delle date che avevamo calcolato a priori, semplicemente facendo il conto degli eventi sociali, degli assembramenti e dei tempi di latenza, avevamo previsto esattamente quando ci sarebbe stata l'ondata che si è manifestata, semplicemente perché ci eravamo illusi che fosse finita, ma naturalmente era troppo presto. Avevo preparato tante domande per lei, purtroppo ancora meno di 5 minuti. Le chiedo chi viene ricoverato oggi, qual è il quadro clinico delle persone che si presentano ai vostri reparti e necessitano di ricovero, ovviamente bambini e ragazzi, anche adolescenti. Allora, parliamo di età pediatrica, sì. Quindi parliamo, sì, di 0-17 anni. Che è una bella fascia. Che è una bella fascia. La maggior parte dei bambini che noi riceviamo sono bambini che hanno in questo momento l'informazione di essere stati trovati positivi o per uno studio familiare o per qualche linea di febbre, e la positività del tampone fa scattare il percorso preferenziale verso il reparto Covid e quindi ci arrivano. Noi come scelta li ammettiamo tutti, li verifichiamo, cerchiamo di tranquillizzare i genitori e nella maggior parte dei casi in seconda giornata li mandiamo a casa perché stanno bene. Ci teniamo qualcuno, ho parlato dei due adolescenti, sì, che abbiamo dimesso un paio di giorni fa, che invece avevano davvero bisogno dell'ospedale. Allora, arrivano tanti bambini con raffreddore, arrivano tanti bambini con l'influenza, arrivano tanti bambini con un tampone positivo, che non ci preoccupano, certo, che hanno bisogno di rassicurazione. C'è una, e torno a quello che lei ci ha detto prima, c'è una situazione contingente in questo momento, perché si sono accavallati due fenomeni epidemici. Covid, di cui stiamo parlando, e la bronchiolite, di cui non abbiamo parlato tanto. Ci stavo arrivando, infatti. Ma che, mi creda, nel nostro reparto è stata straordinariamente più impegnativa del Covid. Cioè, noi abbiamo avuto nel giro di 2 mesi scarsi... Causate da che cosa questi casi? Virus respiratorio sinciziale, che è un virus, è un po' l'influenza dei bambini, è un compagno di tutti gli inverni. Però in questo periodo? Prevedibilmente ogni anno noi abbiamo un paio di mesi in cui il virus respiratorio sinciziale fa il giro della popolazione. E che cosa succede? Trova i nuovi nati che non hanno mai visto questo virus, che viene fuori quando c'è freddo, e trova una serie di bambini che hanno meno di un anno, perché l'anno prima non c'erano.
E caratteristicamente noi vediamo. Quindi il boom, questa crescita esponenziale di casi e di contagi si spiega per questi che motivi. Cosa è successo? Noi abbiamo dei numeri prevedibili. Io prima le ho detto che conosciamo il numero di leucemie linfoblastiche acute che vengono all'anno. Noi conosciamo il numero di bronchioliti che vengono all'anno. In Italia, come in gruppi di paesi occidentali in cui gli scienziati conoscono i numeri, se li sono scambiati. Che cosa è successo? È successo che ci siamo messi la mascherina. E la mascherina filtra l'aria. E dietro la mascherina resta Covid, certo, ma resta anche il virus respiratorio sincizziale. Quindi quello che è successo è che non c'è stata la circolazione di virus respiratorio sincizziale che normalmente fa il giro dei bambini che hanno meno di un anno. Noi quest'anno ci troviamo con un boom di bronchioliti perché invece di colpire una coorte ha preso gli arretrati. Mi sta finendo il tempo, 10 secondi, riesci a dire qualcosa sul long covid? Se no torna, sì, e dedichiamo una puntata al allora, long covid. In estrema sintesi, è un problema molto serio degli adulti, fortunatamente è un problema molto lieve nei bambini. C'è un bellissimo studio che è uscito pochissimo tempo fa, stiamo parlando di numeri straordinari, stiamo parlando di 75.000 soggetti esaminati. Il long covid è un problema che si aggira intorno allo 0,8% nei bambini. Quindi esiste, ma fortunatamente sulla popolazione generale dei bambini è un problema veramente minimale. Ci sono poi sottogruppi di bambini che hanno fragilità proprie e su cui covid può più facilmente dare una manifestazione più estesa. Chiarissimo, so che lei vuole chiudere col suo slogan, che è? Vaccinatevi genitori e vaccinateli. I bambini. Grazie al professor Maurizio Ricò, direttore dell'unità operativa complessa di pediatria dell'ospedale di Pescara. Grazie professore, è stato veramente un piacere ospitarla. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione. Velocemente saluto Gigliola De Mondo, redazione. Ciao Gigliola. Ci vedremo giovedì prossimo. Grazie Andrea Di Fabio in regia. Giovedì prossimo alle 21 parleremo di ondata Omicron, come arginare. Quindi parleremo di strettissima attualità, contagi, ricoveri, possibilità di cura. Sarà il nostro ospite il dottor Alessandro Grimaldi, che è il primario delle malattie infettive dell'ospedale dell'Aquila. Alle 21.45 invece parleremo del tumore al pancreas, ci dirà tutto il professor Pierluigi Di Sebastiano, responsabile della chirurgia generale ad indirizzo oncologico della casa di cura Pierangeli di Pescara. È tutto, grazie per aver seguito anche questa puntata di Pronto Medicina Facile. L'augurio a tutti voi di vivere sereni e intanto di trascorrere una buona notte. Arrivederci.